Spa-Francorchamps è stato un grande teatro per ospitare le gare del campionato italiano Formula A-CXI Abarth Selenia e Formula Abarth European Series Selenia. Non è mancato il pubblico sulle tribune del leggendario circuito belga, favorito anche dal sole che domenica risplendeva sopra i boschi delle Ardenne. Molti gli appuntamenti in programma in un weekend che ha visto, oltre alla formula propedeutica della federazione, anche le gare di Formula 3, Trofeo 500 Abarth, Superstars, GT Sprint e Ferrari Challenge. La fortuna ha anche assistito i giovani piloti dei campionati di Formula Abarth, che non hanno mai girato con pista bagnata in un weekend molto piovoso come si conviene a Spa-Francorchamps. Nelle qualifiche del venerdì, Michael Hetsch, alfiere di BVM, ottiene la pole position rifilando un decimo al proprio connazionale Patrick Niederhauser, in forza al team Jenser Motorsport. Il terzo tempo è di Sergei Sirotkin, che si ferma soltanto ad un millesimo di secondo rispetto al suo ex compagno di squadra. Il moscovita infatti è passato prima della gara di Spa-Francorchamps alla corte di Vincenzo Sospiri nella scuderia Euronova Racing. Al via di gara 1, Hetsch prende subito la testa della corsa, mentre alle sue spalle Sirotkin e Costa riescono a passare Niederhauser. Dietro a questo terzetto si susseguono i sorpassi. Al termine del primo giro, Yoshitaka Kuroda, compagno di squadra di Sirotkin in Euronova, tenta di passare Niederhauser, commettendo un brutto errore e mettendo fuori gioco se stesso e il pilota elvetico di Jenser Motorsport. Si scatena la bagarre per ottenere una posizione sul podio. Costa, Marasca, Ghiotto, Agostini, Sofian iniziano la loro personale gara tutti contro tutti, dove non mancano i sorpassi e nemmeno gli errori, ma alla fine è Barabeig che dalle retrovie riesce a recuperare posizione su posizione e a concludere, sotto la bandiera a scacchi, terzo. Sì, la partenza abbiamo avuto un problema, si mi ha spento la macchina, poi non so che posizione ho stato, ma forse dietro, poi ho rimontato perché con i rettilini lunghi anche con la scia fa tanto e sorpassare qua è facile. Poi il podium bene, terzo, però si poteva fare un po' meglio. Davanti invece è una lotta a due con Hetsch che fino al settimo giro sembra imprendibile, ma un errore alla bus stop consente a Sirotkin di riavvicinarsi e superare l'elvetico di BVM già alla source, prima di scendere alla famosissima compressione dell'Eau Rouge. Così al traguardo, Sirotkin porta a casa 20 punti al suo esordio nel nuovo team, confermando la leadership nella classifica continentale, mentre Hetsch riesce a superare nella classifica del campionato italiano Patrick Niederhauser. Adesso speriamo di stare sempre davanti fino alla fine del campionato. Proviamo di fare uguale con l'Europeo, dopo vediamo. Penso che là era una buona gara, solo ho cominciato a perdere un po' la macchina, un po' i freni. Dopo ho sbagliato all'ultima curva perché non avevo i freni e mi ha passato Sirotkin e dopo, come perdevo la macchina e i freni, non ho riuscito a ripassarlo. Michael Hetsch però rimane in testa al campionato solo fino al termine di gara 2. Infatti Patrick Niederhauser, partito settimo, non commette nemmeno un errore e va a prendersi la testa della corsa senza più lasciarla fino al termine. Allo start è Nicolas Costa a partire davanti a tutti. Il brasiliano sembra poter prendere qualche metro di vantaggio sul giapponese di Euronova Kuroda, autore di uno spettacolare duello nel corso dei primi giri con Mario Marasca e Lorenzo Camplese. Alla bus stop però è Michael Hetsch a compiere un sorpasso perfetto e a passare davanti ai due italiani, mentre Niederhauser passa Camplese e si porta alle spalle del suo connazionale. La gara sembra essere già indirizzata, ma Hetsch compromette tutto finendo in testa a coda alla bus stop ed è superato sia da Niederhauser che dagli altri inseguitori. Lo svizzero perde la testa e tenta un improbabile sorpasso su Sirotkin, mandando il russo fuori dalla pista e obbligando i commissari a infliggergli un drive-thru. Davanti, Nicolas Costa non riesce a mantenere il vantaggio su Kuroda, che diventa minaccioso alle sue spalle. Costa si difende strenuamente, ma non può nulla quando il giapponese di Euronova prende la scia e in fondo al rettilineo del Kemmel si porta al comando della gara. Costa non può nulla nemmeno su Patrick Niederhauser, che prima supera il pilota Kram di San Paolo e poi si lancia all'inseguimento di Kuroda. Gli ultimi giri vedono un Niederhauser scatenato, che arriva negli scarichi di Kuroda e lo passa senza problemi. Così il pilota di Jenser Motorsport va a prendersi la quinta vittoria stagionale con Kuroda che taglia il traguardo in seconda posizione.
Al sapore della beffa invece la quarta posizione di Nicolas Costa. Il brasiliano all'ultima curva viene passato da Lorenzo Camplese, che di forza riesce a mettere la propria monoposto davanti a quella del team Comasco Cram Competition. Per Camplese questo è un risultato molto importante, avendo provato la sua monoposto per la prima volta solamente giovedì a Spa. Sì, è stata una gara difficile, gara 2 difficile, e sono arrivato terzo in extremis. L'ultimo giro sono riuscito a passare Nicolas Costa e sono arrivato terzo. Sono contento perché è il primo podio con il nuovo team e ringrazio tutto lo staff per il lavoro fatto, visto che c'è stato poco tempo per lavorare, e dopo la sfortuna che è capitata in gara 1 è un bel podio, dai, un bel risultato. Per Nicolas Costa però non è tutto da buttare, infatti sale sul podio del campionato italiano in quanto Kurodar partecipa solamente al trofeo Michele Alboreto. Sì, la gara è andata bene, qui Spa è una pista un po' diversa da tutte le altre perché ce l'ha troppe rettilinee grandi e quindi con la sci è molto difficile da stare avanti. Dopo che Yoshi ha sorpassato me, non ha fatto una bella rimonta tutti e due lì, sempre rispettando l'uno e l'altro. Però è avuto un'ora che non si poteva fare niente, lui ha sorpassato me, però dopo che lui ha sorpassato me Patrick era già vicino e quindi aveva la mia scia anche, e anche la stessa cosa con Camplese. Però è stata una bella gara perché non mancavano un pochino le velocità di rettilineo, quindi con la scia io non potevo sorpassare gli altri, però gli altri mi sorpassavano. Per me va bene, un podio in cui è questa bella pista, per me è un bel modo di finire il fine settimana. La prossima gara, valevole per la Formula Abarth European Series, si svolgerà il 27 di agosto in Austria, sul rinnovato circuito di Zelfegg che porta il nome di Red Bull Ring.